Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, señoras y señores, sei sta per iniziare The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Puntata numero 32, in onda tutti i giorni, in programma nella settimana che va dal lunedì 27 agosto 2012 alla domenica 2 settembre 2012, ogni giorno per ben 4 volte al giorno, ovvero ogni 6 ore a partire con il primo appuntamento della giornata a mezzanotte, per poi ritornare alle ore 6 del mattino e poi ancora alle ore 12, cioè a mezzogiorno, e per poi chiudere con l'ultimo appuntamento della giornata in corso alle ore 18, ovvero alle 6 di sera. Quindi alle 00, alle 6, alle 12 e alle 18 CET Set Central European Time qui su www.sciusweb.net, in Sius Web Radio e Sius Web TV, in Sius Web Network. Bene, cari amici, un ben ritrovati anche per quest'altra nuova puntata di The Rock Band History con il vostro Gianluca, che vi ringrazia ancora una volta per essere sempre all'ascolto di questa sua rubrica che va in onda appunto tutti i giorni. Vi ricordo che tra poco finirà anche agosto e sta già per finire, quindi pronti tutti per settembre con la ripresa di tutte le nostre nuove rubriche, trasmissioni e programmi in diretta web qui su Sius Web Network. Non perdetevi le novità e le riprese varie che saranno strepitose e ritorneremo tutti quanti insieme, il team di Sius Web Network, per voi on air, anzi on web. Bene, cari amici, stiamo parlando dei Queen in queste ultime puntate e vi ringrazio appunto per ascoltarmi nonostante le ferie estive, perché è andato in ferie, per chi non lo è andato come me. Un buon proseguimento, cari amici, un abbraccio a tutti voi, molto caldo devo dire. E riprendiamo con la storia dei Queen, però prima vi ricordo le solite due o tre cosette importanti. Anche un caloroso benvenuto a chi ci ascolta e a chi mi ascolta per la prima volta. Lo ringrazio personalmente per essere qui sintonizzato su Sius Web Radio e mi raccomando, mi auguro vi piacciamo e vi piaccio, e così continuate a seguirci. Bene amici, allora vi dicevo appunto, l'appuntamento è sempre qui su Sius Web Network a partire dai primi di settembre, dalla prima metà di settembre, con la ripresa delle trasmissioni live dei lunedì sera con appunto Gianluca, il sottoscritto del grande e mitico Sius, dei due compari, e poi anche novità per quanto riguarda rock band e cose musicali varie vi faremo sapere, ed inoltre anche la trasmissione in diretta web TV del nostro Riccio Incazzato dei venerdì sera. Altre novità ve le comunicheremo man mano, e poi quindi il nostro blog, che è sempre www.sciusweb.net, in cui poterci iscrivere ed essere aggiornati sulle varie cose. Infine sempre la nostra pagina Facebook, importantissima per tutte le nostre novità, e scriveteci anche lì. Bene, mi fermo qui, vi do solo le nostre email, che sono info@sius.com, gianluca@sius.com, riccio.incazzato@sius.com e luca@sius.com. Bene, ricominciamo riprendendo la storia dei Queen da dove l'avevamo lasciata l'altra volta. Come avete notato, ormai non vi faccio più il sunto delle puntate precedenti come diciamo spesso facevo anche per gli altri gruppi di cui abbiamo parlato, e presto vi saranno, come ormai comunico da mesi, e anche questa è una leggenda metropolitana, come il nostro sito che invece è già pronto grazie al mitico Sius. Dicevo, presto saranno disponibili anche le precedenti puntate in cui abbiamo parlato anche di altri gruppi quali Dire Straits delle prime 4 puntate, i Led Zeppelin nelle successive 8, i Deep Purple nelle altre 4 e altre 8 puntate dedicate ai mitici Black Sabbath. Quindi parliamo dei Queen, eravamo arrivati praticamente al 1983, anche nell'84, dove appunto vi fu un periodo un po' di stasi da parte del gruppo, i vari componenti, il quartetto, le quattro regine diciamo pur così, andarono ognuno per la propria strada, o comunque
avendo un periodo un po' così di distacco. E il ritorno al pop rock e dei grandi concerti, poi nel periodo che va dal 1984 al 1987, riprende con l'agosto del 1983, in cui il gruppo si ritrovò negli studios, nei Record Plant Studios di Los Angeles, dove cominciò a lavorare ad un nuovo progetto. E il 23 gennaio del 1984 i Queen tornarono ufficialmente con il singolo Radio Gaga, altra hit davvero stupenda, specie per il video, e venne appunto pubblicizzato con un costoso video di David Mallet, contenente spezzoni del film del 1927 Metropolis, per l'appunto, piazzandosi così subito al quarto posto delle classifiche inglesi. Il 27 febbraio sempre del 1984 uscì The Works, album che vide un netto cambio di rotta da parte del gruppo, da quello che appunto erano stati un po' e sono stati i lavori precedenti ed iniziali. Nonostante la confermata presenza del sintetizzatore, il sound di questa compilation cerca di tornare un po' alla fine degli anni 70, abbozzando un po' parzialmente quella dance rock e attingendo maggiormente al pop e al rock. Sono comunque ancora presenti sia l'hard rock, tipo in Tear It Up e Hammer to Fall, altro bel pezzo storico, e anche il gusto dell'ironia come Man on the Prowl, e sia anche la ballata melodica It's a Hard Life e anche Is This the World We Created, altro bel pezzo. Per la prima volta i testi riguardano anche alcune tematiche sociali e politiche non direttamente trattate magari in passato, come anche appunto l'antinucleare Hammer to Fall ed il brano contro il suicidio Keep Passing the Open Windows. Tra i brani di maggiore popolarità del disco vi è anche I Want to Break Free, il cui videoclip ideato da Taylor fu tacciato davvero di cattivo gusto negli Stati Uniti e bandito dalle televisioni. Veramente ci fa ridere, anche perché era veramente particolare questo videoclip, dove loro erano anche travestiti e vestiti da donne, e pensare invece adesso a quel che vediamo in TV è davvero ridicolo, fra virgolette, a pensare all'epoca come potevano sembrare fuori luogo, invece ora, come vi dico sempre, è pornografia quasi pura. Mi dispiace dirlo anche con un tono anche di ironia, ma di critica indubbiamente non indifferente. The Works, che produsse 4 singoli, arrivò al secondo posto nel Regno Unito, dove però divenne il loro album di maggior successo discografico, dietro a Greatest Hits, guidando invece la classifica in altri 19 paesi, tra cui appunto gli Stati Uniti, sotto l'etichetta Capitol Records, che aveva sostituito l'Elektra dal 1983, e qui in Italia da noi, dove la band era ospite del Festival di Sanremo nel 1984, pensate un po'. E nell'agosto di quell'anno, sull'onda del successo di Hammer to Fall, partì il The Works Tour, con coreografie futuriste per l'epoca, ispirate sempre al film Metropolis, e i biglietti per i concerti inglesi vennero esauriti immediatamente, non c'era ovviamente alcun dubbio a riguardo. E naturalmente la tournée toccò anche il Sudafrica, quindi non solo gli altri continenti, quali gli Stati Uniti in particolare, sempre toccati da tutti, anche ricordiamo i Led Zeppelin, dove ebbero molta fama fin dai primissimi tempi, anche Deep Purple e Black Sabbath. E il Sudafrica ebbe anche qui, diciamo così, un grossissimo successo, e accettarono di fare anche 12 serate a Sun City, considerata la città simbolo dell'apartheid. Pensate un po' anche all'epoca, nell'84, per ora pare tutto, diciamo così, strano, normale, anche se anche oggi, diciamo così, ci sarebbe da ridire. Pensate all'epoca, più di 30 anni fa circa, insomma, in quanto era popolata da facoltosi uomini bianchi, anche per quello. E in passato le Nazioni Unite infatti avevano vietato agli artisti di esibirsi in quello stato, per la sua discriminazione poi nei confronti appunto delle persone di colore. E per l'idea di suonare comunque a Sun City, i Queen vennero molto criticati in tutto il mondo, pensate un po', anche nella stessa Unione dei Musicisti, ed accusati di essere degli approfittatori, un po', diciamo fra virgolette, poiché avevano legittimato l'apartheid
al solo scopo di guadagnare il più possibile. May, Brian May, il chitarrista, rispose che dopo attenta appunto riflessione vi erano andati perché in fondo non erano una band politicizzata come si voleva far credere, precisando che il pubblico era composto da uomini di tutte le razze. E per cercare di risolvere un po' e di risollevare, diciamo così, l'immagine dei Queen, intrapresero numerose iniziative benefiche a favore dei bimbi di colore. Alla fine del tour, per cui la band ricevette il premio Silver Clef per il successo dei 4 concerti londinesi, il quartetto registrò ai Sarm Studios di Londra la canzone natalizia Thank God It's Christmas, che non ebbe però un grande successo commerciale, e la considerazione pubblica nei confronti della band calò moltissimo. Tuttavia, due grandi eventi musicali contribuirono a risollevare la popolarità dei Queen a livello mondiale. Nelle prime settimane del 1985, Jerry Stickles, tour manager della band, organizzò la partecipazione dei Queen ad un festival a Rio de Janeiro e, chiamati per il successo avuto nei precedenti concerti sudamericani, Rock in Rio, che venne trasmesso in diretta televisiva in tutto il mondo, anzi meglio in tutto il Sud America, si svolse dal 12 al 19 gennaio e vide la partecipazione dei grandiosi e mitici AC/DC, altro gruppo che ho visto alcuni anni fa e vi consiglio di vedere dal vivo, che veramente meritano tantissimo, George Benson, gli Iron Maiden e gli Yes. E le regine Queen appunto aprirono e chiusero l'evento rock. Salirono per la prima volta sul palco alle 2 del mattino davanti a circa 250.000 persone, il più grande pubblico pagante per un singolo concerto. La Picture Music pubblicò poi Live in Rio, raccolta delle esibizioni del gruppo durante l'ultimo concerto nella città brasiliana, e subito dopo le due serate il quartetto riprese il The Works Tour, quindi pensate un po', veramente che tour de force, come si suol dire, e arrivò anche in Nuova Zelanda ed Australia, altri continenti davvero importanti, di cui ricordo ad esempio con i Dire Straits vi furono dei successi strepitosi lì, talmente tanto che furono richieste addirittura altre due settimane di tour per quanto riguarda la band di Mark Knopfler con i Dire Straits. E il 29 aprile, tornando ai Queen, uscì il loro primo disco, il primo disco da solista, scusate, di Freddie Mercury, Mr. Bad Guy. Nonostante le recensioni negative da parte della stampa specializzata per via dell'unione mal combinata di canzoni d'amore e ballate un po' funky, e il disco però si piazzò al sesto posto delle classifiche inglesi. I Queen parteciparono il 13 luglio del 1985 a Live Aid, un concerto umanitario organizzato da Bob Geldof. Vi ricordiamo quante ne ha fatte Geldof anche riguardo del Live Aid, anche successivamente, che vide la partecipazione dei più importanti artisti e band internazionali allo scopo di ricavare fondi in favore delle popolazioni dell'Etiopia colpite da una grave carestia. E Geldof considerava molto importante la partecipazione dei Queen all'evento per la loro popolarità in Giappone e soprattutto appunto in Sud America. E la band, nonostante alcune esitazioni nel prendere una decisione definitiva, dovute soprattutto all'esigua durata delle esibizioni, decise comunque di parteciparvi e si esibì al mitico Wembley Stadium di London. Nei 20 minuti a disposizione, i Queen suonarono la mitica Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champion. E sia la stampa sia i 72.000 spettatori di Wembley e sia gli artisti considerarono la loro interpretazione davvero memorabile, una delle migliori di tutti i tempi, e Mercury costruì in questa esibizione il mito di insuperabile frontman quale lui sa essere. E quindi la partecipazione a Live Aid diede di nuovo un davvero forte entusiasmo ai Queen, che grazie a questo naturalmente strepitoso successo tornarono nuovamente ad essere un gruppo coeso. E se prima dell'evento Deacon disse che i Queen non erano più un gruppo realmente unito, i quattro dopo il 13 luglio ritornarono veramente rivitalizzati, restituendo l'entusiasmo d'un tempo. Bene cari amici, e anche per questa volta il mio tempo a disposizione è davvero finito e ho sforato alla grande anche questo giro, come si suol dire. Vi ringrazio per l'ascolto, vi aspetto la settimana prossima per continuare ancora una volta con la storia dei Queen, e poi saremo appunto a settembre iniziato e vi aspetto
per le nostre dirette web network, sia in Saisweb Radio che in Saisweb TV. Vi aspetto in www.saiswebradio.net, in Facebook, nella nostra pagina Facebook di Saisweb Radio, e l'email info@saius.com, nonché Twitter con @saius.